noto per la sua stravaganza e i colpi di scena, il gruppo Elio e le Storie Tese, che anche quest'anno parteciperà al Festival di Sanremo edizione 2016. Cesareo, in un'intervista, ha dichiarato che la parola d'ordine del gruppo è sorprendere, perché tutti da loro, appunto, si aspettano qualcosa di sorprendente e straordinario. Il brano che propongono quest'anno si intitola Vincere l'odio, una sequenza di ritornelli che va contro tutte le leggi musicali, alla ricerca della giusta melodia e di un testo particolarmente interessante. Una sorpresa però ce l'hanno già fatta i ragazzi della band, perché Rocco Tanica non canterà insieme al gruppo. Tanica infatti fu scelto per condurre la rassegna stampa del Teatro Ariston quando non erano ancora state fatte le selezioni dei partecipanti al festival e quindi non si conoscevano i nomi dei cantanti in gara. A questo punto non resta che aspettare l'inizio del festival e scoprire quale sorpresa ci riserverà quest'anno il mitico gruppo di Elio e le Storie Tese alla loro terza partecipazione a Sanremo.